Bentornati e bentrovati con Radio Coop 76, la radio di Confcooperative Viterbo e con la rubrica dedicata al mondo delle cooperative viterbesi. Oggi parliamo dei commercialisti, del loro ruolo e dell'importanza che essi rivestono appunto per sbrigare tutta una serie di problematiche tipiche appunto di una cooperativa. E ne parliamo con Daniele Di Pietro, dello studio di Pietro Daniele, commercialista. Buongiorno Daniele e ben trovato a Radio Coop. Qual è il ruolo del commercialista? Perché un commercialista svolge una funzione importante per le cooperative? Quindi in passato era separata la gestione, diciamo, aziendale dalla gestione familiare. Oggi invece i familiari vi chiedono anche di intervenire su quelle che sono le vicende familiari, cercando di capire, diciamo, come pianificare il pagamento delle tasse. Quali sono le tasse che danno più difficoltà? Comunque non compra,
E quali saranno secondo te le conseguenze sul 2014 dell'aumento dell'IVA dal 20 di fatto al 22%, passando per il 21 come è stato? Quali sono le altre tasse che influiscono sull'andamento di un'impresa, di una cooperativa e che assieme all'IVA creano le maggiori difficoltà? Tu invece cosa suggerisci ad un imprenditore, ad un cooperatore che chiede appunto di dilazionare il pagamento delle tasse oppure che ha estrema difficoltà a fronteggiare questo impegno? Ecco, quali sono le imposte che, se non pagate, presuppongono un giudizio penale, quali quelle invece che comportano soltanto una sanzione di tipo amministrativo? Stare attenti.
E secondo te, no, tu hai parlato ad esempio di riforma dell'imposta sul valore aggiunto, la riforma dell'IVA, è un'imposta la cui percentuale va semplicemente abbassata oppure è un'imposta che va riformata completamente fino magari a prevederne l'annullamento? Quella che descrivi è una situazione di crisi, no? Una situazione di crisi che riguarda soltanto un determinato, questo secondo la tua esperienza, che riguarda soltanto un determinato comparto, oppure anche tu ritieni che questa sia una crisi generale? Per quanto riguarda la provincia di Viterbo, eh? Quali sono i settori di cui prevalentemente ti occupi? Hai avuto esperienza di aziende che hanno chiuso a causa delle tasse, nonostante una situazione di mercato positiva per loro? Invece per quanto riguarda il rapporto con le banche, esistono situazioni dove ci sono cooperative che non hanno debiti con le banche oppure anche in questo caso la situazione è generale? E se è generale, fino a che livello si arriva ad indebitarsi con le banche e quanto questo influisce sull'andamento dell'impresa? Quello che volevo, si potevano fare gli investimenti che volevano.
Bene, siamo in chiusura. Ringraziamo Daniele Di Pietro, commercialista dello studio Di Pietro Daniele, per averci dato il quadro di una situazione che appare sempre di più critica sotto tanti punti di vista. Un quadro che riscontriamo non soltanto per quanto riguarda il mondo delle cooperative, il mondo dei commercialisti, ma riscontriamo trasversalmente all'interno di quasi tutto il mondo delle cooperative e non solo, un quadro evidenziato anche nelle altre trasmissioni per quanto riguarda i confidi, per quanto riguarda anche il patronato. Grazie Daniele e diamo appuntamento ai nostri ascoltatori con la rubrica dedicata al mondo delle cooperative viterbesi la prossima settimana, sempre su Radio Coop, la radio di Confcooperative Viterbo.